Capitolo dodicesimo. Quando il pulmino dell'SS frenò, mi tirai le lenzuola sul viso. «Alzati, Rosa Sauer!» urlarono da fuori. Il pomeriggio prima, a Krausendorf, non avevo fatto trapelare nulla. Ero così stordita dalla notizia che il mio organismo l'aveva respinta invece di metabolizzarla. Solo Elfriede aveva detto: «Berlinese, che hai?» «Niente», avevo risposto. Lei s'era fatta seria, mi aveva toccato una spalla. «Rosa, tutto bene?» Mi ero allontanata, il contatto della sua mano aveva battuto la diga. «Rosa Sauer», ripeterono. Ascoltai il turbinio del motore finché non si spense, rimasi ferma. Le galline non starnazzavano, avevano smesso da mesi. Zart aveva imposto loro il silenzio. Bastava la sua presenza a calmarle. Si erano abituate alle ruote che sgommavano sul pietrisco. C'eravamo abituati tutti. Un paio di colpi rintoccarono alla porta della mia stanza. La voce di Herta mi chiamò. Non risposi. «Josef, vieni», disse lei. Poi la sentì avvicinarsi, spostare il lenzuolo, scuotermi. Si accertò che fossi viva, che fossi io. «Che stai combinando, Rosa?» Il mio corpo era lì, non era disperso, ma non reagiva. Josef la raggiunse. «Cosa c'è?» E in quell'istante bussarono. Mio suocero andò verso l'ingresso. «Non li lascio entrare», mendicai. «Che dici?» protestò Herta. «Mi facciano pure quello che vogliono, non mi importa, sono stanca». Aveva un solco fra le sopracciglia, Herta, un breve taglio verticale che non avevo mai notato. Non era paura, era risentimento. Giocavo a fare la morta quando forse suo figlio era morto davvero. Mettevo in pericolo me stessa e loro due. «Alzati», disse. Le facevano comodo 200 marche al mese che guadagnavo. «Per favore», mi cercò al polso tastando le coperte. Lo accarezzò attraverso il tessuto e un SS ruppe nella stanza. «Sauer!» sussultammo. «Heil Hitler!» recitò Herta. Poi disse: «Stanotte mia nuora non è stata bene, scusateci, adesso si prepara ed esce». Non mi alzai, non era ribellione, era mancanza di forza. Josef, dietro l'SS, mi spiava in pena. Herta andò incontro all'ospite in uniforme. «Intanto posso offrirle da bere?» Stavolta si era ricordata di fare gli onori di casa. «Su, Rosa, sbrigati!» Fissavo il soffitto. «Rosa!» supplicò Herta. «Non posso, lo giuro!» «Josef, glielo dica lei!» «Rosa!» supplicò Josef. «Sono stanca!» Spostai la testa, guardai l'SS. «Soprattutto di voi!» L'uomo scansò Herta, scansò le coperte. Mi afferrò un braccio, mi trascinò giù dal letto, poi sul pavimento. L'altra mano ben salda alla fondina. Le galline non fiatavano, non avvertivano alcun pericolo. «Mettiti le scarpe!» ordinò l'SS, mollandomi il braccio. «Se non vuoi venire scalza!» «La perdoni, non è stata bene», tentò Josef. «Sta zitto, o vi sistemo tutte e tre». Che cosa avevo fatto? Volevo morire, ora che Gregor non c'era più. «Disperso», aveva detto Herta. «Non è morto, lo capisce?» Ma nella mente mi ero convinta che anche lui mi avesse abbandonata come mia madre. Non avevo progettato di ammutinarmi. Mi stavo ammutinando? Non ero mica un soldato io, non eravamo mica un esercito. «La carne da cannone della Germania», diceva Gregor. «Combatto per la Germania, non più perché ci credo, non più perché la amo. Sparo perché ho paura». Non avevo pensato alle conseguenze. Un processo per direttissima, un'esecuzione sommaria. Volevo sparire e basta, anch'io. «La prego», mugolò Herta curvandosi su di sé. «Mia nuora, straparla, mio figlio è stato appena dato per disperso, vengo io al posto suo oggi, assaggio io per lei». «Vi ho detto di stare zitti!» L'SS colpì Herta con una gomitata, con la canna della pistola, non so, non lo vidi, vidi solo mia suocera curvarsi ancora di più. Si accartocciò, una mano sulla costola. Josef la sorresse, io soffocai un grido e presi le scarpe, tremavo, le alzai, il battito mi schioccava metallico in gola. Mi sollevai, la guardia mi spinse verso l'attaccapanni, presi il cappotto, lo indossai. Herta non sollevava la testa, la chiamai, volevo chiederle scusa. Josef la abbracciava in silenzio, aspettando che uscissi.
per gemere, svenire dal dolore o rimettersi a letto, cambiare la serratura e non aprirmi mai più. Non merito nulla, a parte ciò che faccio, mangiare il cibo di Hitler, mangiare per la Germania, non perché la ami e neanche per paura. Mangio il cibo di Hitler perché è questo che merito, che sono. La bambina ha fatto i capricci, ghignò l'autista quando il collega mi lanciò contro un sedile. Teodora è in prima fila come al solito, evitò di salutarmi. Nemmeno Beate e Heike osarono farlo quella mattina. Poi, mentre le altre fingevano di dormire, Agostine, seduta a sinistra, due posti davanti al mio, mi chiamò sottovoce. Il suo profilo mobile, nervoso, era una macchia sfocata nella visuale. Non risposi. Salì Leni e si diresse verso di me. Esitò, il cappotto sopra la camicia da notte doveva averla spaventata. Non sapeva che mia madre era morta vestita così, che quell'abbigliamento coincideva con la fine per me. Avevo indossato le scarpe senza calze, sentivo freddo alle gambe, le dita dei piedi intorpidite nel cuoio. Erano le scarpe che portavo a Berlino, nell'ufficio in cui Gregor era il mio capo e io la sua delizia. Dove vai con quei tacchi? Mi diceva Herta. Ma stamattina avevo una costola rotta o incrinata, non era in grado di parlare. Dove vai con quei tacchi? Avrà pensato Leni. I tacchi sotto la camicia da notte, roba da pazzi. Sbatté più volte i suoi occhi verdi, poi si sedette. Mi sarebbero venute le vesciche, le avrei punte con l'unghia per farle scoppiare, un potere esercitato sul mio corpo soltanto da me. Leni mi prese la mano e in quel momento mi resi conto che la tenevo abbandonata sulla coscia. Rosa, che è successo? Disse, e Agostine si girò. Una macchia, un disturbo alla vista. Gregor diceva: vedo farfalle, mosche che volano, ragnatele. Gli dicevo: guarda me, amore, concentrati. Rosa, Leni mi teneva la mano con delicatezza, cercava risposte in Agostine che oscillava il capo. La macchia ballava, la vista cedeva, mi mancava la forza. Si può smettere di esistere anche da vivi. Gregor forse era vivo, però non esisteva più, non per me. Il Reich seguitava a combattere, progettava Wunderwaffen, credeva nei miracoli. Io non ci avevo mai creduto. La guerra continuerà fino a Göring, non riusciva a infilarsi i pantaloni di Goebbels, diceva Joseph. La guerra sembrava dover durare in eterno, ma io avevo deciso di non combattere più. Mi ammutinavo. Non contro l'SS, contro la vita. Smettevo di esistere, seduta sul pulmino che mi portava a Krausendorf, la mensa del regno. L'autista stava frenando di nuovo. Dal finestrino vidi Elfriede aspettare sul bordo della strada, una mano nella tasca del cappotto e la sigaretta nell'altra. Incrociò gli occhi con i miei e gli zigomi guizzarono sotto pelle. Schiacciò la scicca con la suola, continuando a osservarmi. Salì. Venne verso di noi, non so se fu Leni a farle segno o Agostina a dirle qualcosa o se furono i miei occhi. Si sedette di fianco a Leni, dall'altra parte dello stretto corridoio, disse: buongiorno. Leni balbettò: ciao, in imbarazzo. Non si trattava di un giorno buono. Elfriede non l'aveva capito. Cos'ha? Non lo so, rispose Leni. Che gli hanno fatto? Leni tacque, del resto non era lei che Elfriede si rivolgeva, parlava con me, ma io non esistevo più. Elfriede si schiarì la gola. Berlinese, ti sei pettinata alla cessato allarme stamattina? Le ragazze ridacchiarono, solo Leni si trattenne. Pensavo, non posso, Elfriede, te lo giuro, non posso. Ulla, che ne dici di questa acconciatura? Approvi? Meglio delle trecce, rispose timidamente Ulla. Deve essere la moda di Berlino. Elfriede la biasimò Leni. Anche l'abbigliamento è piuttosto audace berlinese, neppure Zara Lender avrebbe usato tanto. Agostine diede un sonoro colpo di tosse. Forse era un segnale per Elfriede, non insistere, non esagerare. Forse lei aveva capito. Lei che aveva perso il marito in guerra e aveva deciso di indossare il nero del lutto per sempre. Che vuoi saperne tu che sei una campagnola? Agostine, la berlinese qui sfida addirittura il freddo in nome della moda. Insegnale qualcosa, berlinese. Fissai il tetto del pulmino, speravo mi frenasse addosso.
Non siamo degne neppure di un cenno, a quanto pare. Perché faceva così? Perché mi dava il tormento? Ancora con questa storia dei vestiti, poi. Ti consiglio di pensare ai fatti tuoi, aveva detto. Perché quel giorno non mi lasciava in pace? Tu, Leni, l'hai mai letto, Testolina dura? Sì, da piccola. Era un bel libro, vero? Mi sa che la chiameremo così, Rosa, d'ora in poi, Testolina dura. Smettila, la scongiurò Leni e mi strinse la mano. La ritrassi, premetti le dita sulla mia coscia affinché non sentii male. Giusto, il nemico ci ascolta, come dice Gobel. Schizzai la testa verso Elfriede. Si può sapere che vuoi? Leni si tappò il naso con l'indice e il pollice, neanche fosse in procinto di tuffarsi. Era il suo modo di contenere l'apprensione. Spostati, le dissi. Mi fece spazio, uscì dal sedile, andai di fronte a Elfriede, mi piegai su di lei. Che accidenti vuoi? Elfriede mi sfiorò un ginocchio. Hai la pelle d'oca. Le mollai uno schiaffo, di scatto si alzò, mi spinse, la buttai a terra e un attimo fui sopra di lei. Dal suo collo emersero fasci di vene come corde tese da tirare, da strappare. Non sapevo cosa volevo fare di quella donna. Odiare, diceva la mia professoressa di storia al liceo, una ragazza tedesca deve saper odiare. Elfriede digrignava i denti, provava a liberarsi, a ribaltarmi. Respiravo in affanno contro il suo respiro. Ti sei sfogata abbastanza? Mi disse a un certo punto. Avevo allentato la presa senza accorgermene. Prima che rispondessi, la guardia mi acciuffò per il bavero, mi trascinò lungo il corridoio del pulmino come già aveva fatto a casa. Mi assestò calci sui fianchi, sulle cosce nude, mi obbligò ad alzarmi e sedermi davanti, nel posto dietro l'autista, accanto a Teodora, nella stessa fila di Gertrude e Sabine. Teodora si era turata le orecchie, non si aspettava che le SS potessero picchiarci, noi, le assaggiatrici di Hitler, un compito così importante, questione di vita o di morte. Signor caporale, un po' di rispetto. Oppure c'era abituata, suo marito la batteva regolarmente e non solo se esagerava con la birra. Più grande è l'uomo, più insignificante deve essere la donna. Lo dice anche Hitler. E allora, invasata, sta al tuo posto, non montarti la testa. Dopo di me toccò Elfriede, sentì l'urto dello stivale sulle sue ossa e nemmeno un lamento. A mensa non riuscivo a mandar giù quasi nulla. Mi sforzai. Non era per timore dell'SS, speravo nel veleno. Se soltanto ne avessi ingoiato un boccone, sarei stata consegnata alla morte senza dovermela procurare. Esonerata almeno da questa responsabilità. Ma il cibo era sano e io non morivo. Da mesi le mie compagne non vedevano i mariti o i fidanzati. Se Agustina era l'unica ufficialmente vedova, d'altra parte eravamo tutte sole da tempo. Non avevo un'esclusiva sul dolore, loro non me l'avrebbero concessa. Forse per questo non avevo detto niente, neppure a Leni, neppure a Elfriede, che di mariti o fidanzati non ne avevano. Leni parlava d'amore con l'ingenuità trasognata di chi ne ha letto nei romanzi d'appendice, ma non sa bene di cosa si tratti. Non conosceva la dipendenza emotiva da un altro essere umano, uno che non ti ha generato, che quando sei nata non c'era. Non aveva mai lasciato il padre e la madre per unirsi a un estraneo. Una volta Agostina aveva detto: Leni vuole che la guerra finisca, perché ha paura che altrimenti non farà in tempo a sposarsi. Era in cerca del grande amore, si preservava nell'attesa. Non prendermi in giro, aveva pipolato Leni. Poi però è scoppiata la guerra, aveva continuato Agustin, e gli uomini si sono volatilizzati. Leni si era difesa. Non sento l'unica zittella. Non sei una zittella, l'avevo rassicurata. Io, sei giovanissima, neanche Elfriede è sposata, aveva detto Leni, e se ne sta sempre per conto suo. Elfriede l'aveva sentita, si era portata un pugno alla bocca come per frenare le parole. Le sue labbra avevano toccato l'anulare nudo. Sola al mondo, senza nessuno da aspettare o da perdere, Elfriede mangiava a capo chino, una forchetta dopo l'altra, una forchettata dopo l'altra. Quando finì, chiese di andare in bagno.
Non c'era lo spilungone, nemmeno l'SS.